Ci avviamo, come dicevo all'inizio, con voci diverse, ci avviamo verso la conclusione. La conclusione, giustamente, è della professoressa Eleonora Pucci. Porco, ma che Pucci c'è? Tra l'altro siamo anche amici. Proprio, ecco, questa è la dimostrazione di cosa è la ZAIS. Eleonora Porco, vicepresidente del Consiglio Superiore della Sanità. Che cosa dica? Posso immaginarlo, è comunque il momento in cui vengano date alcune indicazioni concrete su che cosa si può fare. Grazie mille. Dunque, io in realtà non vorrei parlare come vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, ma come ricercatore. Questo confronto tra il tema della ricerca, i tempi della ricerca e i tempi della vita, credo che nella mia vita personale di ricercatore siano stati e siano tuttora coincidenti. Mi ricordo una cosa che mi diceva mio marito, una certa irritazione, diceva quando andavamo in vacanza io facevo le vacanze e costringevo anche lui e mia figlia a fare ricerca le vacanze da ricercatore universitario. E quindi andiamo a visitare il Partenone, il piano scientifico, il protocollo di visita del Partenone. E io nella mia vita, credo anche prima di essere assunta all'università, durante gli studi, ma durante il liceo, ma anche prima proprio, da quando ricordo di avere avuto le prime domande di inquietudine sulla conoscenza e sui meccanismi della conoscenza, che sono quelli basilari che ai tempi dei presocratici, poi Socrate, eccetera, erano tutti insieme. Mi sono dilettata nell'ultimo anno di rivisitare e guardare i libri del liceo sulla filosofia e mi sono rimeravigliata di quanto tutta la scienza, che adesso è sfaccettata e scissa in mille rivoli, fosse unita. E filosofia, matematica, medicina, fossero interpretate dalla stessa persona, dallo stesso soggetto, facessero parte dello stesso, sapere e permeassero una intera esistenza. E così nella mia vita, il tempo, della ricerca, il tempo della vita coincidono nel senso che è, una avventura straordinaria che permea la quotidianità, che permea il modo di classificare e mettere lo zucchero, il caffè, cioè il mio modo di fare la massaia, per intendersi. E credo che questo, per ogni vero ricercatore, vero non nel senso di premio Nobel, intendo dire di persona appassionata e innamorata di questa cosa straordinaria che è la conoscenza. Questo processo di innamoramento della conoscenza, beh, questo permei l'intera esistenza e l'intera quotidianità. Tutte le cose che fai sono una ricerca della verità, perché il nostro mestiere di ricercatori è quello della ricerca della verità e del senso della nostra vita. Noi ricerchiamo e inventiamo dei modi per comprendere la realtà, per comprendere la medicina, ma è per capire il senso della nostra vita, del nostro transito su questa terra. Cosa che poi passa attraverso strade davvero
imperscrutabili. Pensate, la serendipity del mondo anglosassone significa proprio trovare una cosa cercandone un'altra. L'esperienza di Fleming che è stata citata, gli errori della scienza e della medicina che sono quelli che hanno portato alle più grandi scoperte. E questa è uno degli aspetti più stimolanti, più straordinari e che effettivamente necessitano di una razionalizzazione diversa probabilmente, come è stato già detto, da quella dei comitati etici così come sono concepiti attualmente, che sono veramente delle pastoie spesso terribili, così come gli studi in doppio cieco e triplo zoppo che debbono sempre dare tutte le connotazioni. Beh, poi succede che alla fine un errore ti dà la risposta. Questo secondo me è la cosa straordinaria, stimolante, eccitante, per la quale vale la pena vivere questo ambito. La sanità, adesso abbiamo parlato del ministro Lorenzin e dei falsi che le sono girati attorno. Io credo che in questo momento, nella mia, vorrei proprio citarla soltanto in modo collaterale, nella mia funzione di consigliere del ministro nel Consiglio Superiore di Sanità, questa avventura deve poi comunque ricordare, a parte il divertimento personale, che io mi diverto a lavorare. Credo che se non c'è questo aspetto ludico nella nostra interpretazione della condanna biblica, tu uomo lavorerai e tu donna partorirai, poi noi donne lavoriamo e partoriamo, quindi abbiamo una duplice condanna. Se non c'è questo aspetto ludico, io credo che davvero non valga la pena lavorare. Ricordiamoci che in questo, nell'ambito della scienza, in particolare della medicina, quello che poi dobbiamo fare concretamente, scendendo con i piedi per terra, è inventare delle metodologie nuove per curare le persone. Questo è quello che ci viene chiesto in tutti gli ambiti, non solo quello universitario, quello della normale vita anche di qualunque ospedale, nel quale secondo me ci deve sempre essere la ricerca, sempre. Può essere anche l'ospedaletto di provincia che è sopravvissuto alla falcidia che giustamente è stata imposta dal Ministero della Salute, ma ci deve sempre essere la ricerca. Bene, ricordiamoci che alla fine bisogna scoprire metodi nuovi per curare le persone. Questa è la ricerca incarnata al servizio del nostro prossimo. Quello che stiamo cercando di fare al Consiglio Superiore di Sanità è proprio questo. Ha cambiato un po' rispetto ai tempi passati come interpretazione dei ruoli, quindi abbiamo anche un ruolo propositivo e non più soltanto consultivo del ministro, quindi non siamo solo consiglieri del ministro, ma proponiamo anche delle cose. In questo senso stiamo cercando di incarnare al servizio dei cittadini e cercando di sburocratizzare al massimo poi i vari passaggi, incarnare questa voglia di scoprire, trovare con la ricerca scientifica nella quotidianità di tutti noi modi nuovi di essere al servizio della salute dei cittadini. Non so se ci riusciremo, anche questo è veramente lanciare il cuore oltre l'ostacolo, però stiamo cercando di farlo. Vi ringrazio.